ragazzi, in un nuovo episodio di Fallout Shelter. Ben ritornati nel volo 619, quello degli studio. Ok, possiamo pure andare a recuperare tutte le cose che si sono accumulate durante la nostra assenza. Abbiamo ben 2640 tappe, ottimo. 10.000 tappi nella zona contaminata, beh, non è troppissimo, però comunque serve molto. Ok, qui, ah, vediamo se sono arrivati questi nella missione. Sì, sono arrivati queste tre. Ok, andiamo a fare questa missione. Vediamo se recuperiamo un bel po' di cose. Trova lo stagio in panchina. Questo deve essere il secondo round della prima sfida che abbiamo fatto. Ok, entrate qui. Qui c'è qualcosa? Cavolo di niente. C'è molto da esplorare. Io bel disinfettante per le mani quando serve. Anzitutto prendiamo. Predoni, finirei tra le riserve infortunate. Ok, intanto voi siete il primo uno, poi quest'altro. Dai, ti aspettate. Oh. Scotch. Aspettate. E questo ci dà un altro attrezzo. E altro attrezzo. Per ora sta bene.
Andiamo a vedere qui che cosa c'è. I ghoul. Vai. Vabbè, la prendo. Abbiamo fatto un cacchio. Vuoi un'altra arma? Certo che adesso ce n'è più maiosa di armi. Qui non c'è assolutamente niente. Qua si sta mettendo un maluccio. No, questa volta scarafaggi. Dai ragazzi, scarafaggi dovrebbero essere molto più facili. Abbiamo praticamente un altro steampack. Andate qui, vediamo che cosa c'è. Un altro predone. Ma questo è l'ostaggio. Troppo tardi, ho mandato quel colono dall'allenatore. Avremo una nuova cheerleader. Stanno vinco io la supercoppa. Chi è la? Il grande capo che conferisce la supercoppa al predone più malvagio come me. Sei da solo, amico caro. In tre non l'ho riuscito ad uccidere a questo. Dovrebbero assumere un massaggiatore, sono così in tensione. In panchina, ok, questa l'abbiamo completata. Abbiamo preso anche un bel fucile. Allora, questo probabilmente lo riusciremo a rianimare quando torneremo. Speriamo che non sia del tutto morto. Altri scarafaggi. Ok, uno scarafaggio fatto fuori. Altri tre. Due, uno. L'ultimo. Io non ho ancora capito se questo cane fa qualche danno oppure sta solo lì a... Mamma mia quante armi. Qui non c'è nessuno. E qui nemmeno. C'è una porta che non dà da nessuna parte. Rianima. Anche qui il nostro inventario è praticamente percezione, questo è diventato grande, eh? C'è almeno 6.
Vediamo che altre armi possiamo creare. Dobbiamo cercare di consumare più oggetti possibili. Però le armi non tanto mi piacciono. Anche se noi abbiamo il progetto di un bel fucilazzo. Vediamo se. Ok, Jesse qui c'è la percezione 4, no 3, e arriverà al 4. Invece questo qui, Luis, mancano 9 ore e un quarto per arrivare al livello 7 di percezione, che non è niente male. Qui invece, no, ma dove cacchio va? No, statti qui. Tanto prendono e se ne vanno da solo. Tu stai facendo forza, però c'hai. Oh, tu qui devi venire. Beh. Veramente molto forte. C'è una forza di 7 livello base più 1 bonus, quindi diciamo che sta facendo il suo. Sentite la tosse, è il mio cane, sì. Che decide di fare casino sempre quando registra. Allora, vediamo un po'. Tieni 10.000 tappi nella zona contaminata, quindi ci devono calcolare quei circa 500 tappi che abbiamo trovato, e quindi è già un ventesimo che abbiamo trovato. Poi porta la felicità di 6 abitanti al 100%. E vabbè, ancora nessuno, però. Eccolo! Mamma mia, 1900! 1900 tappi, incredibile! Adesso ce ne abbiamo un sacco! Quindi io direi di migliorare qualcosa. Vediamo, possiamo. No, limite massimo. Qui invece gli alloggi possono migliorare ancora? Oh, sì. E adesso vediamo quante ne possiamo aspettare. Altre 11. Ok, 11 abitanti possiamo ospitare qui. Vedete che è un tema natalizio, quindi dobbiamo cercare di far aumentare la nostra popolazione. Io direi che questo. Questi due, visto che non fanno un cacchio di niente, possono pure andare qui e cercare di accoppiarsi. Perché io voglio sbloccare assolutamente la classe che rende intelligenti, l'officina tessile che sblocca ovviamente i vestiti, questa cacchio di mosca non muore mai. Poi c'è la sala fitness e il bar. Però lì sono già 40 abitanti. Vediamo. Questi sono fratelli questi, che non si accoppiano. Questo
triste, perché triste? Proprio festeggia proprio con quella faccia, molto felice. Perché non sei felice, mio caro? Sì, però questi ovano non fanno una mazza. Cioè, li devo dare tutte le donne, oh. Tutte le donne. Questa c'ha l'agilità. Questa non ha per niente carisma. Sì, ma cioè non è che riesce questo. Oh, c'hai cavolo. In tutto 6 di carisma. Cioè è possibile. Oh, sta parlando con una donna, almeno male. Almeno questo sappiamo che diventerà una mammina. Bella questa atmosfera natalizia, magari rimaneva sempre così per almeno 6-7 mesi. Dai, voi dovete accoppiarvi, così diventiamo 30. Oh, questo è diventato più felice, 51% di felicità. Anche qui. Sì, stanno ballando. No, bellissimo che hanno messo le mosche di Natale, bellissimo. Sì. Andate ad accoppiarvi come i canguri. È sbloccato un nuovo bambino, nuovo. Oh. Oddio, dov'è? Tu che sei super agile, vieni qui e continua a fare il tuo lavoro. Mentre queste due non lo possono vedere a questo, eppure c'hanno carisma 3, e lui c'ha carisma 6. No, basta, che sono sti regali? Statti ferma qui, cavolo! Questa mi sa che è incinta. Questa c'ha solo agilità praticamente. Andiamo incinta a questa, va. Non ho capito, cioè questa non ha proprio un'utilità, non ce l'ha perché, cioè, l'unica cosa carisma in questa stanza è non mi porta le persone. Questa invece, pure questo carisma, va, andare da qua, va. Ma vatti ad allenare, va, non rompere le scatole. Oh, questi già stanno discutendo. Uffa, togliamo qualche cosa dal deposito, vediamo le armi più stupide. Insomma, altre armi sono belle pesanti, eh.
se riusciamo a ingrandire. Oh, stanno parlando questi? No, non parlano. E allora tornate a fare il cacchio che stavate a fare prima. Allora, siccome l'energia va bene, facciamoli arenare, va. E questo lo possiamo aumentare? Migliora, sì. Ok. Quindi adesso abbiamo un po' più spazio, sì, 45, oh.